Nei 3 anni che hanno preceduto il 9 ottobre 1963 sono state imbevute le miloniti, cioè quei materiali mescolati, sono una miscela di roccia frammentata e argilla che costituiva l'antica superficie di scivolamento, quella della Paleofrana. Ma quando il livello del lago ha bagnato questi materiali che contenevano delle frazioni argillose, l'intera massa, l'antica frana che poggiava al piede su queste miloniti, ha cominciato pian piano a muoversi. L'elevata velocità raggiunta dalla massa è quella di un fenomeno di rottura fragile che avviene sempre nei livelli argillosi, che fino a quel momento si sono deformati plasticamente, si sono mossi, hanno subito velocità di deformazioni molto basse e in un certo momento, per una determinata condizione idraulica e di sollecitazione, passano a un comportamento fragile, la massa si rompe. Sono probabilmente argille di origine cineritica, deposte dalle ceneri, costituite da ceneri di vulcani anche molto lontani, argille caratterizzate da valori di attrito molto molto bassi.